Ho in mano un dépliant, lo vedo adesso, non è preparato. C'è scritto ottimizza il tuo benessere, check-up completo in soli 15 minuti. Siamo nel tempo dell'epigenetica. Abbiamo discusso molte volte il fatto che non si può più parlare di genetica, ma si deve parlare di epigenetica. Uno si potrà domandare, ma che differenza c'è insomma, tra la genetica e l'epigenetica? Eh no, c'è una differenza incredibile. Perché? È perché i nostri geni, tutti i nostri geni, sono sensibili all'ambiente esterno. E uno potrebbe chiedersi, ma l'ambiente esterno cosa vuol dire? Vuol dire un po' tutto, no? Parlo dell'alimentazione, certo. Parlo dei campi elettromagnetici di disturbo, sì, certo. Ma parlo anche dei rapporti sociali, del fatto che la nostra società è una società conflittuale. Vedete cosa capita nel mondo, vedete come cosa capita anche nel nostro paese. Quindi tutto questo che appartiene all'esterno incide sui nostri geni. E a questo punto uno si può domandare, ma si può fare un'azione preventiva per vedere lo stato del benessere? Attenzione, parliamo di benessere. Fino al momento in cui io decido di fare l'esame sul nostro benessere. Quindi cosa farò? Ah beh, posso prendere tre capelli, ecco il bulbo, e metterlo in un sistema di risonanza. Quante volte voi mi avete sentito parlare di risonanza? Ah, ci sono grandi strumenti, ci sono strumenti complessi, ci sono strumenti di altissimo costo. Ma il sistema di biorisonanza in grado di rilevare lo spettro di frequenze? Anche qui faccio un inciso. Ma cosa vuol dire lo spettro di frequenze? Vuol dire che il nostro corpo, al di là di tutto quello che noi abbiamo imparato in medicina, in cui ci sono reazioni biochimiche a non finire, giusto, corretto, ma ci sono anche delle reazioni che sono fisiche, biofisiche, ci sono dei movimenti, ci sono dei collegamenti, c'è una rete di informazione. E questa rete di informazione è quella che poi va a garantire tutte le reazioni biochimiche. E voi allora capite che è molto importante mettere questo rilevatore biologico che si chiama capello con in effetti il bulbo dentro un sistema, e se io guardo questo sistema che si chiama S-Drive, no? Tutti ormai lo sapete, se io lo osservo anche da fisico, devo dire che sembra una cosa molto semplice, è una bobina particolare, sì, è vero, particolare, ma sembra una cosa semplice. Ma guardate che nella semplicità nasconde una scientificità notevole. Questo fa capire che noi saremo in grado, attraverso questo sistema semplice, di captare lo spettro elettromagnetico. E lo spettro elettromagnetico dice e dà le informazioni su tutto il vostro corpo. Vuol dire che ci sono gli aspetti che possono essere patologici, ma possono esserci anche aspetti psicologici, e quindi finalmente abbiamo la possibilità di analizzare tutta la parte mente-corpo, mentre generalmente noi medici, quando facciamo delle valutazioni visitando le persone e chiedendo esami strumentali, abbiamo soltanto la parte della materia. Ma noi non siamo materia, siamo materia e siamo energia, ovvero siamo informazione, ovvero siamo frequenze. E voi capite bene che questo aspetto è veramente un aspetto rivoluzionario. E l'epigenetica, attraverso questo semplice strumento,
ci può dare e fare un check-up completo. Uno potrebbe dire, beh, ma allora evitiamo tutti gli altri esami. No, no, badate bene, no, perché il medico utilizza uno strumento come l'S-Drive, ma non solo, utilizza gli esami del sangue, le ecografie, le TAC se ritiene necessario, le risonanze magnetiche se ritiene necessario, e lui è il coordinatore, è lui che deve avere il supporto dell'intera strumentazione per definire una diagnosi completa, perché ricordatevi bene, l'uomo è diverso uno dall'altro e finalmente con strumenti del genere lo rimettiamo al centro del nostro interesse.